Buon pomeriggio, eccoci qua, il nostro incontro per la stagione dei Sentieri Selvaggi, domani sera alle 21 al Teatro Alfio Puccini. C'è il primo dei nostri ritratti, noi ogni anno facciamo due, a volte tre ritratti monografici dedicati ai compositori che ci piacciono particolarmente. Quest'anno ne facciamo anche uno doppio, nel senso che ne faremo uno su George Crumb, a cui abbiamo già dedicato un monografico. Ci sono certi autori che sono molto prolifici, hanno scritto un sacco di musica che ci piace, quindi raddoppieremo, credo che faremo così anche con Franco Donatoni, ad esempio, ne abbiamo fatto uno, ma c'è molto materiale che vogliamo fare, quindi ne faremo senz'altro un altro l'anno prossimo. Quest'anno, finalmente, dopo anni e anni che collezioniamo pezzi in varie occasioni da Giorgio Colombo Taccagni, ho detto, beh, mettiamole un po' assieme, le cose scritte per noi, o che abbiamo inciso noi, anche se non sono state scritte per noi, e quindi facciamo un bel monografico, anche perché il materiale cominciava a essere parecchio, proprio se noi abbiamo cominciato a collaborare per la prima volta con Giorgio con Watch, il primo pezzo per se stesso, che guardarlo oggi non ci si crede perché c'è scritto 2012-2013, quindi sono veramente quei 7 anni di collaborazione interrotta, perché oltre che per il nostro sestetto, lui ha scritto appunto per Violino Solo, poi ha adattato dei brani, quello di Malpomene, no? Che avevamo fatto, lui aveva scritto per un altro organico, l'ha adattato per il nostro organico, insomma abbiamo cominciato, ci sono alcuni di questi brani formano proprio dei cicli completi, come quello che facciamo appunto domani, che è proprio il sestetto, che sono tutti brani molto unitari, perché tutti i brani che noi suoniamo domani sera contengono come DNA, visto che la nostra stagione si chiama DNA, delle musiche altre, delle musiche che vengono da altri mondi. In particolare, il concetto inizia con Winds, che in realtà è il più recente. Winds è un gioco di parole perché significa venti, nel senso di plurale di vento, ma è anche venti perché è un brano che è stato scritto per i 20 anni di Sentieri Selvaggi. E venendo dopo la trilogia che è Watcher, Crawler e Winkler, è una specie di trailer, come il trailer di un film. È fatto con dei momenti di questi tre pezzi, ma noi lo suoniamo all'inizio del concerto, in modo appunto come dire una specie di trailer del film che si vedrà poi alla fine del concerto. Quindi è fatto con dei pezzettini che appartengono agli altri tre. Ma ognuno di questi tre appunto prende spunto, a livello solamente appunto di DNA, da delle canzoni di Genesis, che sono un gruppo di progressive rock, senz'altro conoscete. Quindi Watcher ha due accordi che poi si sentono anche bene se uno conosce il gruppo e la sua storia, dentro questa canzone che si chiama appunto Watcher of the Skies del 1973, tratta da un disco che si chiama Foxtrot. Naturalmente non c'è nessun tentativo di imitare la musica rock, progressive rock, neanche meno, cioè è solo una suggestione, si può. Spesso Giorgio fa queste cose anche per me, ha scritto un brano del pianoforte che partiva da un accordo di una canzone di Procol Harum, però ha un'armonia di un secondo, era veramente un semino dal quale poi mi fa generare tutt'altro. Quindi, ripeto, non c'è nessun tentativo maldestro di fare pseudo rock con la musica da camera, che sono quei tentativi che fanno male alla musica contemporanea e peggio al rock, che, come c'è qualcuno che cerca diciamo, di nobilitare il rock. Sarà scrivendolo per quartetto d'archi, quando il rock non ha nessun bisogno di essere nobilitato in questo senso. Quindi Watch of the Skies fornisce, diciamo, il là al primo pezzo, Crawler, che è il secondo, che è un adagio, dice, che abbiamo fatto a Brescia per la prima volta, usa una canzone che si chiama appunto The Carpet Crawlers, dall'album The Land Lies Down on Broadway, e Winkler invece torna indietro a Foxtrot, che è evidentemente uno dei dischi preferiti da George, con questa canzone che si chiama Get Them Out by Friday. E nel caso di Watcher è forse quello che si sente di più, perché a un certo punto questi accordi iniziali della canzone si sentono proprio che risplendono, illuminati in modo molto forte. Negli altri due brani invece il riferimento è veramente sotterraneo. Poi c'è un brano che si chiama Il Controluce, che mi ha spiegato che contiene un micro frammento della sua opera 14 di Bela Bartok. Poi abbiamo Ocra Rossa, che anche questo è basato sempre sulla stessa canzone
di crawler, cioè The Carpet Crawlers. Poi c'è un brano per violino che si chiama Piazza Forte, che contiene una canzone della Resistenza. Siamo gli Arditi? Gli Arditi del Popolo. Gli Arditi del Popolo. E la canzone Siamo del Popolo, gli Arditi, era il loro inno, era questa formazione antifascista proprio della prima ora, dell'inizio degli anni venti. È un brano che ha un carattere fortemente politico, noi gli avevamo chiesto apposta qualcosa che facesse un po' di... che avesse un riferimento molto forte, vista l'aria che tira. E poi c'è Croce di Ghiaccio, che non so se ha dei riferimenti. Ce li ha, ma sono totalmente nascosti, personali. E lui non me li dice, ma questi, no, questi, ma non li so, però insomma, ci sono anche questi. Quindi ognuno di questi pezzi ha nascosto dentro la propria circolazione sanguigna degli elementi un po' diversi. Però ripeto, l'estetica di Giorgio non è quella di qualche post qualcosa, qualche neo qualcosa. È uno sguardo assolutamente di oggi, dove tutti questi elementi sono inseriti in un linguaggio che ha una caratteristica molto singolare. Noi ce ne siamo accorti fin dalle prime volte che abbiamo suonato. Tra l'altro, il merito di farmi conoscere la musica di Giorgio Colombo Tacani è del Museo del Novecento, perché io naturalmente lo conoscevo di fama, ma non avevo mai sentito nulla. Finché qui ho sentito un pezzo che si chiamava Avvoltori, di uno dei vari concerti organizzati al Museo del Novecento, e mi era piaciuto molto. Quindi a un certo punto mi ero segnato il nome di Giorgio fra i possibili autori a cui chiedere qualcosa. Quando abbiamo già ascoltato questo brano Avvoltoi, che è un brano per voce e pochi strumenti, è un brano molto arduo, cioè il linguaggio di Giorgio non è un linguaggio acquiescente o che prova a ruffianarsi il pubblico o che cerca la strada più comoda, la strada più facile, un linguaggio spesso aspro, un linguaggio che utilizza anche molte tecniche alternative, un linguaggio che non ha nessuna paura di sperimentare, un linguaggio anche duri, non è un autore che si mette, diciamo, a pelle d'orso di fronte agli ascoltatori. Ciononostante, in quell'occasione avevo notato come il brano avesse avuto veramente moltissimi applausi ed era riuscito a comunicare esattamente con il pubblico, che sembrava non aver avuto nessun tipo di difficoltà, pur essendo un brano appunto piuttosto spigoloso. E la stessa cosa si è verificata tutte le volte che abbiamo suonato la musica di Giorgio, cioè i pezzi che lui ha scritto per noi non sono pezzi facili, cioè non si tirano indietro di fronte a nessuna arditezza di scrittura, a proposito di arditi. Eppure ogni volta che li facciamo hanno un successo, anche presso un pubblico, non necessariamente del nostro festival, ma delle sale da concerto, chiamiamole normali, anche nelle stagioni più tradizionali, ogni volta che noi lo suoniamo arriva immediatamente al pubblico, riesce subito a comunicare con gli ascoltatori. Ed è una cosa che hanno pochissimi autori, perché in genere chi usa un linguaggio piuttosto aspro non necessariamente ha una comunicazione immediata con chi ascolta. Per qualche motivo, che è insito proprio nel suo modo di lavorare sulla scrittura, invece ogni volta che abbiamo suonato la musica di Giorgio i pezzi sono piaciuti moltissimo, appunto, anche alle persone più inaspettate, anche a gente che non sapeva nulla, che non aveva mai ascoltato musica contemporanea, men che meno musica sperimentale. Questo mi sembra molto importante, perché è un segnale forte, è un segnale per tutto, che non è vero che bisogna per forza fare la musica di sottofondo tipo Bagno Caldo per avere successo di pubblico, ma vuol dire che si può arrivare, che se si ha qualcosa da dire e siamo in mezzi per dirlo, la tecnica e la sincerità e l'onestà di dire nel modo giusto, non è più un problema di linguaggio. Del resto questo si vede anche in altre musiche, voglio dire, ci sono musicisti di jazz che utilizzano un linguaggio molto sperimentale e hanno un enorme successo di pubblico, l'Ensemble of Chicago, Ornette Coleman, nell'ultimo Coltrane, cioè parlano un pubblico vastissimo e non fanno assolutamente niente per accattivarselo, però questa onestà di fondo del linguaggio, si sente che quello che dicono è quello che veramente loro sentono, quello che vogliono dire, l'onestà del loro linguaggio, e arriva un pubblico vasto, ecco, pur riducendo gli ambiti, naturalmente, perché l'ambito della musica, diciamo, da camera non è certo quello del jazz, però questo stesso fenomeno si verifica con la musica di Giorgio. Il perché adesso però ve lo spiego, come fa, io non lo so, qui ce lo deve spiegare lui in qualche modo. Buonasera, allora, innanzitutto io smetterò di arrossire credo da 2 o 3 giorni con tutte queste belle parole e poi mi segno anche la musica da bagno caldo che mi piace molto, mi sembra un prossimo obiettivo comunque da perseguire a margine magari di cose più intemperanti, ma diciamo che Carlo ha già detto moltissimo
sul mio modo di lavorare. Riprenderei magari proprio queste considerazioni di natura operativa e tecnica. Effettivamente quasi sempre, ma si parla veramente di una percentuale altissima, 95% delle volte, diciamo, lo spunto di partenza dei miei pezzi è effettivamente qualcosa d'altro, è materiale che recupero o dai miei ascolti giovanili o meno, sinceramente, Genesi si risento tuttora senza nessun problema, per esempio, o da repertorio di qualsiasi tipo. Ho infastidito da Schumann ai Genesis, a canzoni popolari, della Bartok, sono assolutamente egualitario nel rubare materiale, ed è un gioco che mi diverte perché sugli stessi materiali di partenza, e succede appunto già in due pezzi di questo concerto che partono da Carpet Crawler, mi piace ripartire da zero ogni volta. Pezzi che prendono spunto dallo stesso materiale, e in alcuni casi ce ne sono tre o quattro per alcuni spunti di partenza, hanno poi dei percorsi totalmente autonomi che mi piace reinventare di volta in volta. Croce di Ghiaccio, l'unico pezzo di cui Carlo diceva non so bene da cosa parte addirittura da un piccolo spunto melodico che risale al mio diploma di composizione. Era un temino, diciamo, un piccolo inciso melodico di una sonata per violino e pianoforte, peraltro infame, che avevo preparato per il mio diploma e sulla quale mi è piaciuto poi ritornare con vari pezzi che raccontano storie diversissime di volta in volta. Sottolineo ancora una cosa che comunque ha già inquadrato molto bene Carlo, in tutti questi casi, e in particolare quelli che prendono spunto dai materiali veramente così, diversi da quello che uno si possa eventualmente aspettare, per esempio materiali, spunti che partono dal rock, davvero tutto rimane soprattutto una sorta di tributo emotivo e così personale, di risonanza mia personale, che non vuole assolutamente né arrivare a citazioni letterali, al massimo c'è qualche frammento, qualche molecola, un accordo che passa e che non è nemmeno fondamentale riconoscere, dire la verità. Passa magari però lo spirito del pezzo da cui sono partito, per cui ecco, i pezzi che partono da spunti rock effettivamente poi hanno una cattiveria, un'agitazione, una tensione che si lega idealmente a quel mondo, anche se di quel mondo non prende nulla alla lettera. Concordo anch'io con Carlo, sono esperienze quelle del vestitino classico messo a repertorio proveniente da altri ambiti che trovo sinceramente perdenti in partenza. Soprattutto per il motivo di cui parlava lui, sono materiali che non hanno bisogno di essere nobilitati, anzi 9 su 10 li si rovina, li si impoverisce. Ecco, quindi storia assolutamente mia. In tutto questo gioco di riferimenti, in questa trasformazione DNA del materiale di partenza, io cerco di ottenere due cose, sperando di riuscirci, ma non sono io poi a dover dire se questo succede davvero. Da una parte sono pezzi che cercano di arrivare a un impatto all'ascolto immediato, di essere molto diretti, di presentare materiali molto riconoscibili, di aiutare all'ascolto il riconoscimento di un percorso, di una strada. Pezzi che cerchino anche di apparire estremamente chiari e quasi dotati di una specie di spirito improvvisativo, di essere molto naturali nell'esposizione degli elementi. Parallelamente, e potrebbe sembrare una cosa in contrasto, secondo me non lo è assolutamente, tutti questi pezzi sono poi spaventosamente costruiti, nel senso che se uno volesse annoiare la gente, su uno di questi potrebbe presentare tabelle, grafici, diagrammi e spiegare, per esempio, che Watcher, che è un pezzo che secondo me riesce, lo dico io così, autoelogiando, essere molto diretto. La pratica lo dice. È un pezzo dove ogni nota potrebbe essere assolutamente spiegata e documentata, operazione secondo me inutilissima per l'ascoltatore, utile magari in una classe di composizione, e che secondo me è paradossalmente, inaspettatamente, proprio il motivo per cui il pezzo poi suoni diretto. Cioè c'è un'attenzione alla costruzione che cerco di mettere, che è finalizzata poi al fatto che la costruzione in qualche modo sparisca, venga riassorbita in una gestualità che fa invece estremamente improvvisata. Una caratteristica che Carlo cortesemente non ha detto, ma che sottolineo io,
sono pezzi, ahimè, più delle volte spaventosamente difficili, proprio perché cercano in molti casi un'energia, una forza che, ahimè, passa attraverso miliardi di note in un nanosecondo, possibilmente con dinamiche dal 2F in su, quindi cose assolutamente sanguinose. Però, certo, un pezzo come Croce di Ghiaccio, che dopo ascolteremo, è assolutamente al contrario, cioè si muove. No, bisogna calcolare una cosa, se noi prendiamo, diciamo, la storia dell'esperienza musicale contemporanea, diciamo, dopo il 1960, quando nel 60 si è arrivati al massimo della disgregazione, no? Dopo il puntillismo, l'idea della figura era completamente scomparsa. Vediamo invece, già a partire dagli anni 70, pensiamo ad esempio a un loro guamante, a Disco Causa, l'idea della formula, allora riapparire in autori diversissimi che hanno esperienza anche quasi antitetica fra loro, l'idea appunto della figura, la figura che torna a essere l'elemento chiave della composizione, la figura riconoscibile, quindi la figura che ritorna, nel caso ad esempio di un compositore come Scherlino, specie nei lavori dei primi anni, questo è fondamentale perché lui lavorava con un materiale talmente aereo, talmente pulviscolare, che l'unico modo che aveva per far ritornare alla memoria dell'ascoltatore era proprio quello di ripeterlo. Se voi ascoltate i brani degli anni 70 di Scherlino, sono tutti quelli di ritornelli, che era uno dei motivi per cui, ad esempio, ci fu la sua prima rottura con la vecchia generazione, che considerava i ritornelli una cosa neoclassica, però nel suo caso erano obbligatori per poter non far scomparire il materiale, perché cominciava a essere veramente importante l'idea che nella memoria dell'ascoltatore, anche se non c'era più una melodia tradizionale, un'armonia tradizionale, quello che si poteva mantenere della tradizione era l'idea di figura, una figura forte, una figura che rimanesse. E questo poi si vede ancora di più nelle esperienze che sono andate contro l'avanguardia, no? I compositori romantici, i compositori postmoderni, hanno tutti esaltato al massimo l'idea della figura, la figura riconoscibile, la figura che si ripete, la figura che ritorna. Allora, in tutti questi pezzi, che spesso hanno un andamento veramente frenetico, dove si affastellano situazioni diversissime in pochissimi minuti, ciononostante in ognuna di queste situazioni è presente una figura chiara, chiara, forte, che ritorna più volte. Ed è questo che fa un po' da boa per l'orecchio dell'ascoltatore. L'ascoltatore dopo un po' riconosce queste figure che ritornano, che gli fanno da punto di riferimento anche all'interno di un discorso complesso e articolato. E questa è una cosa che è presente in tutti i brani. Io direi che secondo me la cosa che possiamo fare, anziché continuare qui a platerare, è far sentire Watcher, che noi abbiamo in una registrazione dal vivo con Sentieri Selvaggi. Se qualcuno di voi sa leggere la musica, c'è anche la parte. Thank you.
A casa mia quando sentono questi pezzi si preoccupano di solito, i figli dicono ma papà tu sei così, è al massimo spiego che è una specie di terapia, mi sfogo qua, ma poi sono amorevole e tranquillo. Adesso come contrasto immediato per l'altro lato della sua personalità fare sentire Croce di Ghiaccio, intanto facciamo un po' di facciata di pubblicità in altri dischi. Quello che avete ascoltato è un disco dal vivo, senza tagli, buona la prima, un disco che si chiama Sentieri Live 3, che abbiamo inciso per un'etichetta che in realtà fa jazz e musica sperimentale che si chiama Simple Dance. Ed è anche far vedere anche i due mondi in cui ci muoviamo noi, questo è un mondo proprio sotterraneo, un'etichetta web di base, che poi stampa se uno vuole un po' di copie vere, ma si muove proprio nell'ambito della sperimentazione più quasi nascosta, diciamo. E l'altro invece è tratto dal nostro disco di debutto per la Deutsche Grammophon, quindi la faccenda più ufficiale, più valutata che esista, ed è un disco in studio, tanto questo è energia, diciamo, del momento, quanto questo è un disco lavorato sui suoni, molto pensato, e questo va benissimo per un brano come Croce di Ghiaccio, che si basa veramente su delle micro sfumature. Il titolo mi faceva pensare a una cosa di guerra, pensavo a un libro tipo 100.000 gavette di ghiaccio, invece in realtà non è così, ed ecco la spiegazione, un po' lo spiegone, come si dice oggi. Effettivamente ho scoperto dopo, Croce di Ghiaccio era un'onorificenza data anche per la campagna di Russia posteriori, ma ho scoperto assolutamente dopo. Questo è un pezzo che è stato trascritto e riadattato, appunto, avendo assolutamente la stessa narrazione della versione originale per loro. Era nato in precedenza per una circostanza abbastanza curiosa, diciamo, rispetto alle committenze che uno possa immaginarsi. E era stato commissionato in occasione dei mondiali di sci a Bormio del 2010 e quindi doveva in qualche modo essere un pezzo, non poteva essere legato almeno, allora mi pare allo sci direttamente, doveva esserci qualcosa di invernale, di glaciale o meno. E così appunto è nato questo pezzo che ogni tanto mi piace affrontare anche si tratta di fare una chiacchierata sulla mia musica, perché secondo me, vero o falso che sia, rappresenta un buon esempio di equilibrio tra uno spunto di partenza totalmente immaginifico, poetico, chiamiamolo come vogliamo, e poi, e questa seconda parte l'accenno solo, vi assicuro che ci sia, ma non sto a spiegarlo dettagliatamente, appunto invece un'organizzazione addirittura maniacale dal punto di vista formale, elaborativo, del materiale, per cui anche qua, non tanto per mettersi a posto la coscienza, ma solo per segnalare un dato di fatto, ogni nota volendo è spiegabile, tutte le proporzioni, tutto quello che sentirete è legato a ragionamenti anche abbastanza complessi, almeno per la mia pigrizia, poi per me sono già faticosissimi questi. Mi piace invece appunto segnalare quello che è stato effettivamente lo spunto di partenza del pezzo, cosa che ho fatto anche qualche altra volta, per esempio nel pezzo per l'orchestra che ha diretto Carlo in prima, quattro parole, cioè partire da una citazione più delle volte inventata da me, una falsa citazione, presentata come tale, però non come piccolo elemento poetico, non sono un poeta, non mi invento seduta stante, però il pezzo si basa e vuole in qualche modo legarsi anche, come dire, proprio rappresentativamente a questa piccola frasetta che di solito chiedo che compaia come unica cosa nei programmi di sala, difficilmente lo ottengo, però è quello che chiedo, cioè questa piccola frase: nelle notti più gelide, sulle distese di neve compaiono piccole croci di ghiaccio. Si vuole che vadano a indicare i punti in cui la primavera presenterà i suoi primi germogli.
Ecco, il pezzo è questo. Questo parte da questa immagine, che può volere di tutto, non vuole niente, ma da, secondo me, l'ambientazione così emotiva giusta per ascoltare il pezzo. Il pezzo racconta questo. Naturalmente lo racconta musicalmente e sta in piedi anche per i suoi valori, spero. Cerca la sua strada, quantomeno, anche autonomamente, però l'immagine è assolutamente quella. Anche qua, come diceva Carlo, è molto importante legarsi ad alcune immagini che ritornano, proprio come pietre miliari nel pezzo. Una di queste non è né un tema né qualcosa, diciamo, di tradizionale, è un accordo iniziale in cui vale tanto l'armonia quanto proprio il colore, il timbro che si crea. È una presenza gelida all'inizio che ritorna e presenterà un tema che uscirà sempre di più da questa visione in qualche modo gelida e nebulosa. Ed ecco il famoso temino legato ancora ai miei studi. Il pezzo presenta, sia pure regolarmente, una sorta di traiettoria che va sempre incrementando la tensione, finché nell'ultima pagina tutto si rispegne nella situazione iniziale in attesa di una primavera successiva. È un pezzo corto di 6 minuti circa, che lo scontiamo. Direi di sentire. Thank you.
Beh, come vedete, più diverso, diciamo, dall'altro come carattere non poteva essere questo. Eppure sono sicuro che avete ritrovato dei fili comuni del linguaggio, non solo dei fili. Questa idea comunque della figura è sempre presente. Lo sviluppo, la forma era tutta diversa, però l'impronta dello stile di Giorgio è sempre presente. Io direi che, visto che noi abbiamo ancora una ventina di minuti perché poi andiamo a provare, se qualcuno di voi ha delle domande su quello che avete ascoltato o sull'idea di scrittura o del modo di lavorare di Giorgio, noi siamo qua. Se no, tu puoi dire qualche altra cosa. Nel frattempo, giusto per non lasciare un silenzio carico di ansia, no, lo solo magari per chi volesse poi partecipare domani, ricordare appunto come il primo pezzo, quello che avete ascoltato, che è il primo pezzo scritto per loro, Watcher, una cosa a cui è già fatto cenno lui, ma lo ribadisco, è stato poi seguito da altri due lavori, Crawler e Winkler, appunto, che vanno a costituire una sorta di ciclo che si è costituito strada facendo, non lo immaginavo con il primo pezzo, e che appunto ha come matrice comune, come diceva lui, il fatto di partire da spunti dei Genesi, che come avete sentito poi non danno poi sostanza al pezzo, c'è giusto un accordo che si riconosce a un certo punto, ma che passa e va. Ecco, secondo me appunto, è importante sapere appunto, il legame che c'è tra questi tre pezzi. Non so, tra l'altro, se avete previsto di farli senza soluzione di continuità. Facciamo il trailer all'inizio e poi quei tre filati. Tre filati, ecco, che è la prima volta, nonostante l'abbiano eseguiti alcuni di questi anche più volte, è la prima volta in cui, sono curiosissimo anch'io, verranno eseguiti appunto insieme. Quindi ecco, secondo me importante appunto sapere che questo ciclo appunto nato strada facendo, e mi ricollegherei magari come ultima considerazione esattamente a quello, perché mi fa molto piacere sottolineare quello che diceva Carla all'inizio, cioè su come tutto questo percorso sia cominciato. È cominciato per l'appunto da un concerto qua al Museo del Novecento, e io racconto sempre che tutto questo è avvenuto come sarebbe bello che avvenissero sempre le cose. E noi ci conoscevamo così, un po' superficialmente, andavo al loro concerto, ci salutavamo, ma appunto lui non aveva mai sentito cose mie, e io peraltro non avevo mai mandato cose mie a loro, per cui era un rapporto da sconosciuti dal punto di vista così più operativo. Ecco, è venuto a un concerto, ho sentito il mio pezzo, e mi ricordo ancora di essere tornato a casa e aver visto questa bellissima mail in cui c'erano, oltre ai complimenti, c'era questa frase: ah, questo pezzo lo faremo di sicuro. La cosa bella è che quel pezzo lì poi non è mai stato fatto da loro. Perché ha la voce, ma poi è complicato, però poi lo facciamo. Nel frattempo ne facciamo altri 90. Nel frattempo ne sono usciti altri 90. Il vantaggio è che la voce è sua moglie, ma noi non, nessuno di noi è sposato con cantante, quindi ogni volta è un po' un problema. No, ma lo dicevo appunto qualcosa di curioso, e però davvero, cosa importante non è che non abbiano fatto quel pezzo, è che lui si è venuto a sentire un concerto di sua iniziativa, aveva sentito un pezzo che avesse convinto, e si è deciso di dare una chance, di chiedere un pezzo e vedere un po' come andasse, cosa che gli ho visto poi fare in innumerevoli altre occasioni, ed è sicuramente una cosa di merito, vedendoli anche appunto. C'è un'altra cosa da raccontare. Allora, siamo agli aneddoti finali. Siamo agli aneddoti buffi. In realtà io e lui eravamo stati tirati in ballo da un deficiente su internet, uno di questi pseudo compositori autodidatti, blogger, che non si sa bene cosa faccia nella vita, insomma, come quelli che gli dicono che mestiere fai, il food blogger, cose del genere. Ed è uno che in realtà sul suo blog pontifica sulla musica contemporanea, dicendo stupidaggine grafica. Per segnalare, insomma, la crisi che secondo lui c'era nei compositori, aveva detto che c'erano i quarantenni in coma, e aveva fatto i nostri due nomi. Naturalmente non aspettandosi che qualcuno leggesse queste scemenze, però per puro caso sì, io che lui, indipendentemente, l'abbiamo letta e gli abbiamo scritto per fargli sapere che non eravamo affatto in coma, ma anche in ottima salute.
come tutti questi leoni da tastiera, naturalmente, che era tutto aggressivo, quando gli abbiamo risposto si è ridotto a un piangente personaggio che chiedeva scusa dicendo che dalle sue parti si dice così, ma si scherza, non intendeva, no? si è prostrato, addirittura passando da un estremo all'altro, come tutti questi idioti che scrivono sui social network. E quindi in quel caso lì, quindi abbiamo detto, visto che siamo entrambi in coma, avremo qualche cosa in comune. E quindi dietro, diciamo, perché noi ci eravamo conosciuti di persona alla Biennale di Venezia un secondo, quando c'era la Biennale di Yuri King, quindi fa tanti anni fa. E poi però, appunto, era lì, ciao, arrivederci. E poi però ci siamo appunto trovati accomunati dal coma, e da quel momento poi dopo abbiamo ricominciato. Paradossalmente, io poi sono venuto qua, ho scoperto questo, e ho sentito un posto compositore in coma, come scherzi. E ho scoperto che appunto non era affatto in coma, e da lì è cominciato tutto. Infatti io ogni tanto lo istigo a fare cose che lui di suo non farebbe. Per esempio, lui ha un catalogo gigantesco di musica da camera per qualsiasi organico, anche per i più strani, che abbiamo Antonella Bini, che sono il flauto contrabbasso, che è uno strumento che c'ha solo lei al mondo, credo, o due, per cui lui ha scritto un bellissimo pezzo che si chiama Bracci, poi ha scritto, l'unico credo al mondo che ha scritto tre per chitarra elettrica, Tiorba e fisarmonica, cioè, voglio dire, le combinazioni più strane. Lui scrive per questa cosa qui e non scrive mai per l'orchestra sinfonica, aveva scritto un pezzo in non so quanti anni. E io dai, alla fine l'ho convinto, e quello che stravede, gli ho fatto scrivere un secondo pezzo bellissimo, che purtroppo adesso non riusciamo a ascoltare, per orchestra sinfonica. Quindi io, oltre a istigarlo a scrivere così, l'ho visto ogni tanto a comportarsi in maniera normale, che è una cosa che gli viene poco naturale, diciamocelo bene. Sì, diciamo che io mi trovo benissimo nell'ambito della musica da camera, una dimensione in cui mi riconosco in pieno, in cui mi sento assolutamente a mio agio. Le cose nascono anche poi molto più contingenti e prosaici, ovviamente è molto più facile trovare occasione. Sarei anche contento di scrivere un pezzo per orchestra al mese, riuscendoci, magari al mese no, ecco, ma al semestre. Sono occasioni più complicate da avere, e infatti da questo punto di vista sono enormemente riconoscente, assolutamente a Carlo. Però ripeto, il fatto di lavorare sulla musica da camera è assolutamente qualcosa in cui mi ritrovo perfettamente a mio agio, mi piacciono per appunto le sfide abbastanza bizzarre. Come si chiama quello strumento? Tarogatore. Ecco, ha scritto un pezzo per tarogatò ed elettronica. Tarogatò è uno strumento... Cioè, già solo tarogatò sarebbe stato... No, sarebbe pure stato con l'elettronica, quindi possibilità che qualcuno lo riprenda... Lui nominava prima il pezzo che in assoluto rimarrà il più stravagante del catalogo, mi auguro che rimanga così, perché non oso immaginare cosa possa essere superato, cioè questo trio per chitarra elettrica, fisarmonica e tiorba, per non farsi mancare niente. E ecco, ricordo ancora quando ho risposto al telefono, ho sentito questa proposta, io ho pensato veramente a scherzi a parte o qualcosa del genere, cioè mi immaginavo dire di sì il giorno dopo su tutti i siti, cioè guardate i compositori contemporanei, gli chiediamo un pezzo per Pela Patate e accettano, che vergogna. Invece è vero, è un pezzo tra l'altro di cui sono sinceramente contento e curiosamente è un pezzo che, almeno negli ultimi tempi, è tra i più eseguiti. Questo può essere anche un segno dei tempi strani che stiamo vivendo, però io ne sono contento. Ecco. Io sinceramente direi che la panoramica potrebbe essere forse... Se non ci sono domande...